Bene, siamo al Barbagianni. Io so che voi è il vostro 10° compleanno e ho anche un po' studiato, Valeria, la vostra storia. All'inizio, piano piano, a piccoli passi, un libro all'anno, però la passione, perché è sempre così, doppia identità, doppi lavori, sogni nei cassetti, però si cominciano i sogni nei cassetti, ma 3 anni fa è cominciato, diciamo così, un lavoro più significativo. A quanti titoli siete all'anno? Allora, quest'anno siamo arrivati a 7 titoli, che per noi, diciamo, è stato insomma un bel salto. Il massimo che avevamo fatto fino al 2018 era 2 titoli, un'uscita di 2 titoli. Noi continuiamo a tenere molto al fatto che i titoli siano pochi, perché li vogliamo scegliere con un'attenzione enorme. Non vogliamo fare di più semplicemente per fare di più. Noi vogliamo fare delle ottime cose. Cerchiamo dei libri che siano per noi speciali, che vogliamo che rimangano soprattutto. Ci piace che i nostri libri abbiano una vita molto lunga. Rimangano. Quando avete cominciato il grande Nate, io ho esultato, io ho detto: ah, che recupero meraviglioso! Anche perché certe volte, in una sovrabbondanza di produzione contemporanea, che io a volte trovo non troppo significativa, questi recuperi, lo dico perché sei tu che dici libri che rimangono. Il grande Nate per eccellenza è un libro che è rimasto, diciamo così, e poi con tutti questi titoli, con questo, cioè è già una parte del vostro catalogo talmente significativa, che a cui dopo nelle prossime puntate aggiungeremo Ramona e anche tutti gli altri titoli. Ma io adesso ti vorrei fare invece una domanda proprio sul grande Nate. Quanti sono adesso? Che numero siete arrivati? Noi siamo arrivati a 9. E quanti sono? Quanti sarebbero? Sarebbero 29. Allora, lunga vita Nate. Cosa dobbiamo fare, secondo me, per promuovere Nate? Chiamare tutte le maestre di prima elementare d'Italia e dire loro: fatevi leggere con Nate, diventeranno lettori, si divertiranno, capiranno delle cose della vita, sentiranno che un grande cuore ha parlato a loro tempo fa e che noi dobbiamo solo avvicinarlo ora. Quindi per ora ci lasciamo col grande Nate. Dopo invece nelle puntate successive parleremo degli altri libri. Io, Valeria, ti ringrazio moltissimo, è una cosa bellissima vedere festeggiare dei decennali in questo modo. Quindi grazie di cuore. Grazie a te.